Avanti, si parte. Alla riscossa. Voltare a destra. Hai preso la scossa. E c'hai i capelli. Voltare su a sinistra. No, oh, si è alzato qualcos'altro più giù. Aspetta che qua c'è uno che mi ha bloccato la strada. Si è levato. Allora, non ne conosco, prendere Marco. Prendere la prima uscita. Uscire adesso. L'avete voluta, Poddi? Eccolo. Ciao Giovanni, buonasera. Tenetevelo. Oh, che cacchio fanno questi? Si fermano? Poddi è dietro di me. Non lo so. Che caspita ne so dove è Poddi. Ah, è molto più indietro. È più indietro. È rimasto indietro. Ragazzi, perché cosa succede quando Poddi è indietro? Arriva dopo. Si chiama on the road, Gabriele. Lo devo aspettare. Io sto andando piano a 60. Sta arrivando, credo. È dietro. No, è davanti, sta accettando. Altro, ecco perché non camminano i camion. Era dietro, mo è davanti. Sostanzialmente è successo che mi sono ribaltato. E è successo che niente, sono volato. Ah, ma non mi meraviglio, Poddi. Non è una novità che succedono cose strane con te. Non lo so, Garra. Non ne so niente. Il gioco costa comunque 39 euro su console. Ah, faccio dogano, eh! Ma su PlayStation meno di 39 euro non li spendi per un gioco, che sia bello o brutto. Ecco perché non compro PlayStation. L'hai comprata in realtà la PlayStation. E me ne sono pentito. Tenersi a sinistra. E di fatti a 5 non la compro. Che non ci faccio niente. È vero, anch'io la PlayStation 5 che prende la polvere. Se la vuoi te la do. Neanche 100 euro ci spendo. C'è un hotel qua a 7 stelle, non so se hai visto. Ok, e chi è il proprietario che si chiama Conte? Ah, buono, Garra, buono. 6 euro va bene. Ma io vorrei capire con chi è che stai parlando, perché a me qua non mi arriva nessuna chiamata. Sì, ma tanto tu mi senti pure della live, quindi perché devo fare sta cosa? Hai ragione. Tanto lo so che mi sento dalla live, quindi perché devo pure usare la radio in gioco? Daniele, perché questo Project Zomboid proprio mi ha preso di brutto, sai quando qualcosa ti piace tanto? È così. Questo Project Zomboid proprio ci ha preso. Mi dicaccio ci sta bestemmiando sopra, però. Oggi mi dicaccio proprio si è incavolato di brutto su Project Zomboid. Oh baronna, Poddi che ha bloccato la strada, tanto per cambiare.
sta a fa, oddio! Ha fatto l'incidente, ecco. Vabbè, io che c'è traffico, c'è la fila. C'è che ha fatto tamponare, ecco che c'è. No, ma che? Non si ribalta, poti. Anche se si ribalta, poti, con un click si rimette dritto, quindi è un cittone. Sto giocando con poti. Giocando, io gioco, lui citta. Annicche, comunque, secondo te per questo Natale quanti chili prenderemo da 1 a 10? Io niente, mangio sempre corretto. Ma stai facendo qualche attività sportiva? No. Io ho un tapirulano adesso, anche elettrico. Ok, ma ci devi stare sopra, da solo lui non fa niente. Hai ragione, ho pensato di metterci la cicletta sopra, così è doppio risparmio. A voi, mettici pure a medicaccio sopra, che dice che è ingrassato. Tacci di medicaccio, era tieta. Ma che, medicaccio dice che pesa 100 kg, più o meno quanto il porco, dai. Sola come me, oh. Che secondo te è meglio un pezzo di porchetta o un pezzo di panettone? Un pezzo ciascuno si può fare? Ah, beh, addirittura. E allora, raga, oh, ma che vi siete spenti? Madonna, poddi, che fa l'incidente? Ma poddi non c'è neanche il carico, mica sta a consegnare regali. No, ma è perché siccome quando tu ti ribalti non ti permette di ripristinarti, mi ha tolto il carico, me l'ha sequestrato. E hanno fatto bene, ma già in partenza non te lo devono dare. No, PS4, come faccio a ricordarmela? Poveri mica ci ho guardato. Che non riceveranno per colpa mia i regali. Tranquillo, Daniele. Vediamo il Salvador, vediamo, perché la mia gola sta messa malino. Buonanotte Moreno. Eccola là, poddi, che si pianta. Va tranquillo, Alfonso. Ah, lo sai che tu hai anche le lucine di Natale, se vuoi. Basta che vai dal meccanico e metti al posto dei lampeggianti le luci. Ma ne so niente, ma tanto con te davanti dal meccanico ci dovrò andare. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Esagerato, mo. Allora ti regalerò un pannello solare, va uscire bene? Uscire a destra. Ah, ne ho già tanti dei pannelli solari. Voltare a destra. Non so neanche dove metterlo. Prepararsi a voltare a sinistra. Addirittura a garra. Allora potresti mettere quel pannello solare lì che ti ho inviato. Tu mi hai inviato proprio niente a sinistra. E via. Tu, ma pare che a me non mi hai inviato niente. Che sta a parlare? Voltare a sinistra. Come no? Non è arrivato. Niente è arrivato. Tutti che mi stanno a mandare qualcosa, ma non arriva niente. Non è che se l'ha rubato postino? Boh. Sto aspettando il pacco della Giants. Pure il pacco del Network.
Oh, 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 che ca... È girato che da solo. Che cos'è che deve inviare la Giants? E che ne so? Gli vogliono dare una zucchina d'oro. Ah, così la può utilizzare come trofeo. Poi se lo vuole utilizzare anche per alternative, saranno fatti suoi. Guarda, Poddy, per me può essere pure a forma di cacca. Se è d'oro, la vado a vedere. L'oro può avere qualsiasi forma, ma sempre vale. Ma che money grabber! Buonanotte, Daniele. Tenersi a destra. Io veramente direi money grabber a tutte le spese che abbiamo nella vita. Quelli sono i veri money grabber. Salutiamo il nostro stato. Salutiamolo. Ma dici che ci invierà un panettone, almeno dopo tutte le cose che abbiamo dato? Oh, ma quanto è lungo? Ma dov'è che panettone? Panettone a forma di bollette. Esatto. Un panettone a forma di tenersi F12. A sinistra. Come si chiamava? F20 qualcosa, là, non mi ricordo. F qualcosa. F24. L'ho diviso per due per farlo più economico. Uscire a destra. Vabbè, d'altronde F12 nella tastiera è. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Ma Poddy, non lo sarebbe so. Sarebbe bello pagare gli F24 premendo due volte F12. Ci ha azzeccato, no? Ma che cacchio di carabinieri, oh! Ma che sta a fare questo pazzo? Sto cercando un nuovo percorso. Ma che... Ah, ma sono sto ricalcolando il percorso. Ah, ma sono contro mare. Io pensavo che dovevo tornare indietro di qua, vabbè, va. Pensavo che era la strada giusta questa. Oh, come gli anziani, oh! Allora io pensavo che fossero una leggenda. Lui è già lì, è già lì. Bravo, come gli anziani, va, mi sono bloccato, guarda, mo qua rimango. E meno male che siamo in un videogioco, raga. Meno male che siamo in un videogioco. Chi ti ha detto che non mi è successo nella realtà? Non lo so io. Vediamo, Cri, vediamo. No, mi dissocio. Ma pure io, oh, tranquillo. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Ma come voltare a destra? Oh, guarda, 5.000 euro di multa. Ma che la polizia fai? Tenersi a destra e poi voltare a destra. Oh, ma sta strada non si capisce proprio, non la capisco questa strada io. Voltare a destra. Vai, che sono ricco sfondata. Oh, peggio di Milano, è altro che... Tenersi a sinistra. Allora ragazzi, un giorno quando Nick arriverà a 500.000 iscritti faremo la challenge. Provo 24 ore su Euro Truck Simulator 2 finché non muore. No, finché non mi addormento, e mi addormento dopo due ore. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Oh, ma dove l'ho preso sto lavoro? Uscire oh. A destra. Ma dove cacchio è? Finalmente. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Andare dritto.
Ma poi intanto in tutto ciò arriverà alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Questo silenzio mi inquieta. No, mica, ma non c'è, okay. Ma queste sono remix. Andiamo. Dai ragazzi, sono bellissime. Voltare a destra. Ma mi aspetti un attimo che sono dietro di te? Ma tanto tu arrivi scittando subito, quindi quello è il problema. Ma che devo aspettare in questo caso? Non ho capito. Sì, Cree, la testa tanta. No, no, qua non è tanto diverso da YouTube. Eccolo là il cittone, hai visto? È apparso dal nulla. Buonasera Massimiliano! Giadi, che ti sei perso? Niente, Poddi che... non lo so, vabbè, Poddi sapete com'è. Quando arriva Poddi, arriva dopo aver assunto sostanze... ignifughe, non lo so, qualcosa di simile. Io comunque, signori di Twitch, mi prendo tutte le responsabilità. Nel caso di un ban, voglio essere bannato io. Bene. No, che co, in multi come, se, come li faccio? Ma che sto aspettando in questo momento? Comunque Nick, ecco, adesso ho preso il carico, ti volevo chiedere, per Santa Lucia non penso hai chiesto niente, giusto? No. Aspetta, chi è zia Lucia? Non esiste a Catania Santa Lucia? Zia Lucia, aspetta, come? No, zia Lisa, mi pare. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Vabbè, Santa Lucia non esiste. Babbo Natale, cosa gli hai chiesto? Un F24 pagato. Ormai i regali che voglia. Babbo Natale, pagaci un contributo in. Ma mi va bene anche se mi paga la bolletta della luce, che tanto, guarda, non è che è tanto economica quella. Tenersi a sinistra. Giusto. Nick, sei favorevole contro una bella nevicata? In che dove? A casa tua. No, grazie, voglio risparmiare il riscaldamento. Tutti lo sanno che ti attacchi a bruciare munnezza per riscaldarti. Ma Poddi, il problema è che non si può comprare neanche più tutta sta roba da bruciare, capito? Cioè, che se non puoi comprare niente, che brucia? Vabbè, ci metti Poddi come fiammifero. Ah, tu sei un fuoco di paglia, duri poco. No, vabbè. Ma allora, tu prendi direttamente dall'accendisigari del camion. Ma che devo prendere, scusa? Dal camion, accendisigari? Aspetta un po', siccome la smart non la usi più, prendila per riscaldare. Certo. Beh, d'altronde sì, la smart è ferma da 2 mesi. Vuoi mettere, non paghi più il bollo, non paghi più niente, la bruci. Beh, io al momento non sto pagando l'assicurazione della smart, quindi.
Ma mi dissocio, signori della polizia locale. Beh, oh, non, niente di illegale, è bloccata. Basta che non sia su strada pubblica. Ah no, la macchina è ferma a casa. Raga, tutti dicono così, poi oh, scatta l'emergenza e vabbè dai, tanto chi vuoi che ci fermi. È bravo Nick, così questo è l'esempio che dai, bravo. Beh, a voglia no. Già, di perché... è perché è l'unico modo che ho per parlare con lui, perché non stiamo su Discord. Ragazzi, siccome non paga le bollette neanche per accedere su Discord, questo è l'unico metodo di comunicazione. Oh, i bus! Ciao, bus! Grande Fernbus! Bellissimo nome, Nick! Fernbus anche quello, lo stanno aggiornando! Dovremmo riprenderlo! Anzi, devi riprenderlo perché è single player! Ah, già, è vero, è single player! Anche perché se sto tutto il tempo al volante mi viene mal di schiena. Farming è uscito nel 2021. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Madonna! Non importa, troverò un nuovo percorso. Non importa! Mi sono glitchato male. Guarda quello che mi supera pure. Ma non ho capito, ma quanti camion ci sono? Una schifezza, vero Matteo? Niente, mi ha rovinato il viaggio, mi sa. Niente, non va più. Aspetta, io fermo! Sto arrivando! No. Mi dica ciò è... clip, è vero, fate la clip! Mi dica ciò è custom, non è nulla di simile. Appunto, Crio, oddio, dai che mi sistema, dai che spacco tutto! Ecco, sono riparato, apposta. Riparato le banane! Ma io ti vedo apposta, cioè... Oh... Ma lì che c'hai qualche malattia. Tenersi a destra. Madonna mia. Uscire oh. A destra. Poddi al volante, pericolo costante. Uscire a destra. Buono, non parte più. Finalmente. No, siamo già, arrivati. La parte più divertente di tutta la live. Ah, comunque a quanto vedo hanno cambiato le cose, ma quando il motore si spegne il camion va in folle. Dai Nick, non mulla, non mulla. Guarda come mi gratta. Ce l'ho tutto che mi sta grattando. Soddisfacente. Togliete i soldi a Poddi che fa danni. E mo bisogna andare a ripararlo il motore. Per forza. Qual è il tasto? Ma sì, compà. Avere Poddi in partita costa tanti soldi, è un costo, devi spendere denaro quando c'hai Poddi.
E che facciamo con sti milioni se non li spendiamo, eh? 100.000 euro di danno. Non lo so, Andrea, che ne so, che dirò alla Giants. Aspetta, dov'è che so ste luci di Natale? Scusa che io non le trovo. Dovevano essere lì, forse non l'hai fatto l'anno scorso tutte, quindi non te le hanno dati. Ah, e allora se la fanno mettere in quel posto, andiamo, ma come si suol dire. Ma quanto è lungo sto viaggio? Non ci ho neanche guardato. Comunque ragazzi, sappiate che entro il 2023 Nick ha previsto la pubblicazione della mod dei fighi su Farming Simulator. È una mod fighissima, me l'ha fatta provare in anteprima e devo dire davvero un ottimo lavoro, bravo Nick. Io non lavoro alle mod da ottobre, cavolo. No, ma Nick, ma sei un pigro di... Sono pigro. Ecco perché non te l'hanno inviato più il regalo. Vabbè, oh. Se la tengono loro la zucchina d'oro. Ah, grande, Giadi. Non l'ho mai visto, però. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Tenersi a destra. Comunque, sai qual è il prossimo DLC di Eurotrack che sta per arrivare? No. Il DLC Balcani, sai dove si trovano i Balcani? Sopra l'Italia. Di sicuro. Albania, Macedonia. Prendere la terza uscita. Beh, io la tengo nel frigo la Macedonia. Tenersi a destra. Un pochettino, vediamo, Cri. Uscire adesso. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Che miseria, un'altra volta, Stavolta non mi sono buggato. Nick, figa, perché mi hai spinto? Questa volta è colpa tua. Stavolta quello che ci è rimasto fregato è lui. Buono. Dai, poco danno. Oh, ma io ti avevo detto, Nick, facciamo un viaggio serio, tu neanche uno non riesci a fare. Io non ti chiamo più a fare i viaggi su Eurotrack, eh. Io non ti chiamo più a fare i viaggi su Eurotrack. Ti prego, promettimelo. Tenersi a destra. Uscire adesso. Promesso. A posto. A posto, Veramente, Frank, non sentivo sta cosa da 20 anni come minimo. Ah, ottimo lavoro. Poteva andare meglio se Poddy non ti faceva ribaltare. Lo so. È così, signori. Dai ragazzi, comunque è andata abbastanza bene, Nick, non ti puoi lamentare, è stato un bel viaggetto. Adesso io vi lascio su Project Manager e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti per essere stati qui e mi raccomando, lasciate un sacco di abbonamenti a Nick che non se li merita. Grazie. Buona serata a tutti. Auf Wiedersehen,